Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella seconda puntata di Uncharted Drake's Fortune, questo giocone fantastico, molto avventuroso, che abbiamo iniziato proprio da pochissimo. Allora, piccolo recap prima di continuare. Allora, siamo arrivati qui in questa saletta perché, allora, noi siamo Nathan Drake, ho studiato nel frattempo, noi siamo Nathan Drake, degli esploratori che sono alla ricerca di Eldorado. Eldorado è praticamente, diciamo, un tesoro, poi capiremo che cos'è andando avanti probabilmente. Che è successo? Il gioco inizia col fatto che eravamo su una barca. Su questa barca abbiamo recuperato dal mare una bara che conteneva le spoglie di Sir Francis Drake, che è un nostro antenato, perché noi siamo Nathan Drake, quindi è un nostro antenato, e aprendo la bara siamo entrati in possesso di questo diario che ce lo fa vedere? No, non ce lo fa vedere, però nella scorsa puntata cliccando ce l'aveva fatto vedere, probabilmente si può vedere solamente in determinati punti. La musica si sta intensificando e sul diario abbiamo scoperto dell'esistenza di questo Eldorado e ora lo stiamo cercando insieme al nostro amicone che è qua, che ogni tanto ci dà delle indicazioni, il nostro Sally. Benissimo. Nel frattempo, tra l'altro, abbiamo scaricato una giornalista che stava riprendendo il tutto per fare un servizio, ma siccome abbiamo visto... Ah, suggerimento sopra. Ah, vedi che è sopra il suggerimento. Ok. Ci stava un po' troppo dietro, troppo tra le scatole, si chiama Elena e praticamente l'abbiamo abbandonata poraccia a se stessa da qualche parte. Benissimo, continuiamo quindi la nostra avventura. Allora, suggerimento, guarda, ridaccelo, perché spara la lampada. Ah, vedi però che c'è il suggerimento, questo è un'ottima cosa. Allora, spariamo la lampada, che è questa, vai. Ok, ancora? Ok, la lampada infuoca questa roba e noi proseguiamo, bene. Siamo tra l'altro nella Colombia. E ora? Siamo in Colombia, ok, stiamo cercando il dorado, benissimo. E ora se caschiamo moriamo. Ci danno... Ah, dobbiamo scalare la cosa, vai. Oddio. Oh, Nate, forse questo lo potevo fare una trentina d'anni fa. Guarda. Vabbè. Oh! No! Oh no! Porco due! Vabbè, ma qua per forza morivi, sennò che ne sai. Allora, scusa, ma non è che possiamo andare... Scusami, ma dall'altra parte cosa c'è? Giusto per capire, eh? No, non si può... No! Vaffanculo però! Allora... oddio, Nate! Allora, ricominciamo! Allora, va bene, andiamo di qua, perfetto. Allora, vai! Quello cade! E come cazzo facciamo? Scusami, andiamo di qua, allora. Tiè. E da qua? No? Non si può. Non si può, ragazzi. Ma il salto della fede, no? Ok. Porca troia. Giù. Senti, facciamolo veloci. Vai, brother. Oddio. Ho già saccollato tutto. Porca troia. Allora, con calma. Ma ci possiamo appendere in questa liana qua? Oh, madonna. Mo? Ah, sì, vedi? Quindi andiamo giù. Oddio. Ok. Minchia, ragazzi, tosta. Allora, ma che sono ste cose? Io non capisco. Boh, vabbè. Facciamoci un giro. Ah, possiamo continuare di qua. Ma Sally, quindi, non viene con noi. Sally. Stai lì, Sally. Allora. Credo ci sia una scala dietro tutte queste macerie. Ok, grazie che ce l'hai detto. Guarda, senza le tue indicazioni veramente saremmo morti, eh? O persi. Allora, la scala? Ehi, la scala... Boh, mica la vedo io, eh? Tutte queste macerie. Fammi vedere. Vediamo un po' se è di qua. Vedi se riesci a trovare un modo per togliere tutta questa robaccia da qui. Guarda, sparo a questi. Vai! Con due. Se non abbiamo risolto un cazzo. Ah no, vedi che... Ah, perché ostruiva probabilmente la scala, ok. Vabbè, lui ce l'ha stata facile comunque. Noi dobbiamo farci il culo. Questo qua, Sally, eh. Senza di noi, Sally, saresti morto. No, no, dove cazzo vai? Ok. Arriviamo. Allora...
Ah, si fa la stessa procedura dello scorso episodio. Accendiamo questa specie di cosa, di totem. Ok. Si chiude, quindi non c'è via di ritorno. Ok. Bene. Allora, continuiamo. Io vado, Sally, seguici passo passo. Finché puoi, perché è un po' arrugginito, Sally. Mamma mia, dove stiamo arrivando? Salta! Ok, no, non vorrei che ci fosse tipo il burrone, che qua si può morire facilmente, Ah, e ora? Ora... Vai, scendi la laterale, come sempre. E ora... Che non lo so. Che vogliamo fare? Schifo. Aspetta, conosco questi simboli. Ah, sì? Vai, eccolo, il giornalino magico. L'ordine di questi segnali è rilevante. Merda. Ragazzi, questo gioco è importante la logica, cosa in cui non sono forte. Allora, tipo quella, la maschera e quel robo lì. Boh, fa vedere. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. E, cioè, non mi dire che dobbiamo cercare quei cosi qua, perché ci stiamo tutto il giorno, Guarda, zio, tanto per cominciare salgo, che quando sali è sempre buona come cosa. Ah, vedi? Bravo, questo è il primo, bravissimo. Vedi che quando... Ok, ma guarda, conoscendo questo gioco dovremmo andare qua. Guarda, sicuro. Aspetta, no, quello non è un altro simbolo, no. Allora, dall'altra parte. Raga, bisogna fare le cose più difficili in questo gioco per andare avanti. Eccolo l'altro simbolo, vedi? Vedi? Ok. E due... No. Cazzo. Scusa, perché che simbolo è questo? Fa vedere. Quindi hanno un ordine. Fa vedere, aspetta. Scusami, allora se spingi questo. Si può? Non si può più spingere. Allora dobbiamo prima trovare l'altro, prima di spingere quello probabilmente. Allora, aspetta, respingiamo quello e scendiamo giù a vedere cos'è quel robo che è uscito fuori. Aspetta, forse ce l'ho. Allora, scendi, zio. Ok, vai. Ok, scendi. Sì, esatto. Andiamo a vedere giù cos'è quella roba lì. Vai, zio, salta. Madonna. Che possiamo fare qua? Cazzo. Ci posso salire, ma mo? Aspetta. Vabbè. Ragazzi, andiamo in giro a vedere se c'è da qualche altra parte in altro. Dai, facciamo così. Allora, vedete, ce n'è 1, 2, 3, 4. Sì, sono 4 piattaforme da attivare. Devo dire, non mi puoi dare una mano, bro? Ok, aspetta, qua si può salire. Prova a salire? No. Bro, ti togli, maledetto. Ma vaffanculo. Allora, aspetta. Ah, ok. Vai ancora più su, bravo. Ok, aspetta. Questa è la faccia. La faccia secondo me è la terza, vediamo un po'. No, invece no. Esatto, no. Quindi è la terza cosa da prendere. Vabbè, è chiaro, vediamo di qua cosa c'è. Bisogna farlo in ordine, ragazzi. Vediamo qua che succede spingendo questo. Si alzerà, ma non è la prima da fare. Esatto, ok, chiarissimo ragazzi, chiarissimo. Allora, provo ad andare di qua e ricominciamo, dai. Siamo qui, vai, uno qui. A posto. Allora, due qua. Saltalo. Olè. Allora, il due è questo, ragazzi. C'è poco da fare, Vediamo che succede. Si è alzato, perfetto. Il terzo è la mascherona. Top, vai. Pulito. Oh, speriamo non diventino più difficili, sì. No. E mo? No, non è andata una sega. Oh, porca puttana. Non è l'ordine giusto, ragazzi. Porca troia. Quindi, 1, 2, 3 e 4. Dai. L'ordine che c'era nel diario. Ma che cazzo? Vabbè. 3. Attenzione. 3 è questo, che non ho capito il senso. Ok. Vediamo. Mo' è giusto.
Okay. E l'ultimo è quello là. Dai che ci siamo riusciti, dai. Vai. L'abbiamo fatta, mamma mia. Oh. Mamma mia, oh. Sta cacata, 50 minuti ci abbiamo messo. Wow. Ammazza. Con due. Piuttosto profondo. Sì. Sì, pare ci sia una scala sul lato. Aspetta qui, mentre vado a controllare. Scala sul lato? Ok, stai solo attento. Sì, cazzo, se qua cadiamo alla fine, Vabbè, qua possiamo dropparla. Uno, due e tre. Droppiamola, perfetto. Una scala, eccola lì la scala. E beh, io scendo dalla scala, allora. Vediamo un po'. Io vado, ok. Scendila, scendila. Però questo lo potevi fare pure tu, se no. Attento a dove metti i piedi. Sally, potevi scendere pure tu dalla scala, Vai. Cazzo, vedi che cade ogni volta. Ok. Cazzo, stiamo andando, ragazzi. Che è sto cosmo? Si può spingere? Sì, vai. Ok, porta da qualche parte. Ma pensate a fare veramente sti salti, ste cose. Cioè, veramente incredibile. E mo? Finita l'acqua? Non abbiamo pagato la bolletta? La bolletta dell'acqua? Boh, non lo so, Sally, non ci puoi dare una mano che non so che fare adesso? Mannaggia la miseria. Ah, non mi dire che ti ci butti dentro. Ho fatto cose peggiori. Vai! Va bene, l'acqua, quindi come Minecraft. Ok. Va bene. Andiamo di qua, che c'è la terra. Vediamo un po'. Sono abbastanza fradicio. Sì, bro. Ok, allora vai. Olè. Perfetto, vai. Ok, ok. Ma dove cazzo? Ah, ok, sopra ci arrivi. No, vado che salti che fa questo. Olè. Vabbè, dei pro, ragazzi, dei pro. Mai giocato a sto gioco prima, Là dobbiamo arrivare. Mamma mia. Ok. Appenditi qui. Troppo forte. Ce l'ho fatta. Sono dall'altra parte. Vai. Riesci ad aprirla? Ma guardate questo, dobbiamo fare tutto noi. Sally, porco due, sei solo un peso, guarda. Mo ti abbandoniamo come Elena. Allora, guarda, nel dubbio io sparo sempre a sti cosi qua. Tiè. Oh. Tiè, easy. Tiè, guarda questo, noi 8 ore che saliamo e questo tranquillo così. Complimenti, guarda. Bello. Mannaggia questo, guarda. Allora, ma ste cose qua non capisco che cazzo sono ogni volta. Boh, intanto ci sono in giro. Va bene. Allora, qua direi gioco di squadra. Io tiro questo e tu quello? L'ho preso. Bravo. Ci stiamo già capendo. Vai. Mo? E quindi? No. Non va così. Ah, devo... Scusa. Devo spingere. Ok. Qua sembra abbastanza traballante, Pare un posto sicuro. Madonna. Sicurissimo, guarda. Nate, esci di lì, ora. Shit! Esci di lì e sono tornato indietro. Va bene, chiarissimo. Sorry. Esci lì, corri. Corri là. No! Porco tuo! Sì, facciamo. Tanto, volte in più, volte in meno. Perché si inverte la visuale? Io non devo più andare avanti, ma indietro. Anzi, a destra, indietro. Oh, porco! No, raga, è difficilissimo. No.
Mamma mia! Ce l'ho fatta! Sto bene! Ma questo, guarda! Mannaggia lui! Che è sta cosa? Mannaggia lui, dai, andiamo! Mamma mia, ragazzi! Adesso sì che andiamo da qualche parte. Dopo questo lo spero proprio. Tosta, cioè, sto gioco è pure abilità, ragazzi, non è facile, eh? Dai, vediamo un po' dove cavolo arriviamo qua. Mannaggia sto Sally qua che vuole sempre la pappa pronta. Per la miseria. Il tempio è stato costruito attorno a questa... Attorno a cosa? Una statua. Una statua d'oro. Un'enorme statua d'oro. E guarda qui. Queste persone la stanno proprio adorando. Almeno penso che siano persone. Ma certo. Eldorado, l'uomo d'oro. Sally non era una città d'oro, ma questo era un idolo d'oro. Ehi, riesci a immaginare quanto varrà adesso? Guarda qui, binari. Scommetto che gli spagnoli lo trascinavano fuori su dei ceppi. Siamo arrivati in ritardo di 400 anni. Quindi la pista è fredda. Già, così sembra. Figlio di puttana. A meno che... A meno che cosa? Seguiamo i binari. Ok, quindi abbiamo capito che il nostro tesoro che stavamo cercando è una statua d'oro. Quindi Eldorado è una statua d'oro. Va bene, allora seguiamo i binari, vai. Passo passo. Seguici, zio. Ok, dove si arriva? Si fermano qui. Pare che il muro posteriore del tempio sia stato fatto saltare. Già, gli spagnoli devono aver creato un passaggio per tirar fuori il tesoro. Bene, e ora? E ora? Ora? E ora siamo di nuovo qui, dove eravamo all'inizio. Mannaggia, come dice ora, io mi sento perso, ragazzi. Cosa devo fare? Iniziamo a scalare le cose, che vi devo dire? Dai, andiamo sopra. Allora, vai. Dove si scala è sempre la direzione giusta. Vai. Uè. Ok, si vede un buon intanto uno scintillio, secondo me, vedete? Ah no, che è? Tartaruga d'argento. Uno tesori su 60. No, stavo per dire ricompensa sbloccata. Va bene, primo tesoro. No, pensavo che luccichio ci guidasse un po' nell'andare in giro, ma in realtà no. Vabbè, allora io continuo di qua. Proviamo ad andare avanti, dai, vediamo un po'. Allora, vai. Là vedo l'orizzonte, ci sarà qualcosa di là, vediamo un po'. Aspetta, Sally, lo senti? Cosa? Ecco una cosa che non si vede tutti i giorni. Cavolo. La nave appesa? Ammazza. Che figata, ragazzi. Raga, ma fantastici i paesaggi di questo gioco, eh. Cazzo, PS3, non so se vi siete resi conto. Wow. Che mi venga un colpo. Avrà risalito il fiume durante la piena e si sarà incagliato. Andiamo a controllare. No, aspetta. C'è qualcosa che non mi quadra. In che senso? Sembri uno che non ha mai visto un sottomarino tedesco nel cuore della giungla. No, sul serio, Nate. Senti, perché tu non resti qui? Vado io a controllare. Ti chiamerò se mi imbatterò nei nazisti, ok? Va bene, vai tu. Oh. Aspetta, aspetta. Puoi tenermi questo? Ok. Sembra che dovrò arrangiarmi come posso. Ok, si scala probabilmente, si scala. Vai, scaliamola. Allora, ricompensa sbloccata con suo una scoperta in attesa. Ok, quindi ci sono dei capitoli. Ok, questo è buono, così capisco anche dove si può interrompere l'episodio, va bene. Però sono lunghetti, quindi diciamo che ci facciamo, sì, metà episodio ogni volta, dai, ci sta. Abbiamo finito il 2, entriamo nel 3. Allora, io vado di qua, sto andando un po' a caso, ma secondo me di qua qualcosa c'è. Proviamo tipo... Proviamo a salire,
Aspetta. Vabbè, circumnavighiamola un attimo così. Allora, dai, entro nella cascata, raga. L però deve essere sì. No, vabbè, dai, proviamo ad andare di là. Entriamo lì, dai, magari qualcosa c'è. Tipo qua. Ah, vedi? Ok. Ok. Di qua? Si direbbe che tu debba arrampicarti fra queste scogliere per raggiungere l'U-Boat. Grazie, grazie. Arrampicarci è il nostro forte, il pezzo forte. Allora, quindi proviamo di qua. Vai. Vai. Ah, dobbiamo oscillare? Oscillala, di nuovo. Di nuovo, un po' di più, va, un po' di più. E vai. Ok. Top. E l'U-Boat, come cazzo ci arriviamo? No. Salto della fede, ok. E qua. Ok. Qui. Perfetto. Ah, dobbiamo ondeggiare, oh, aspetta. Ok. Vai. Perfetto. Andiamo. Ok, pensavo che fossimo caduti, perfetto. No. Vai su, però. Ok, vai su e vai su. Ok, oh, meccanica di gioco, devo dire, per la PS3 abbastanza avanzate, eh? Non male. Cioè, figata. Mo? Ah no, dobbiamo salire? No. Dove cazzo andiamo? Ah no, ok. Vai con l'Iana. Vai che c'è una bella spinta. Vai. Poi. Madonna, cazzo di salto abbiamo fatto. Madonna, raga, ma siamo appesi nel vuoto più totale. Mamma mia. Immaginate fare veramente una cosa del genere. Ok. Vai. Tieni gli occhi aperti, la strada è lunga. Ok, mica se caschiamo qua dobbiamo rifare tutto, cazzo. Allora, saltala. Ok. Mamma mia, dove stiamo arrivando. Ora? Ah, di qua. Mamma mia, ragazzi. Madonna. Ok. Qua proprio salto della fede all'ordine del giorno. Mamma mia, farla capriola lì, che brutto. Che brutta idea proprio, che brutta idea. Ma la barca dov'è in tutto questo? Boh. Provo ad andare di qua, che vi devo dire? Che cazzo c'è di qua? Niente. No, devo calarmi giù. Dio bueno. Ah, da qua, meno male ragazzi, meno male. Dai. Allora, io da qua. Ok, da qua, calati. Ok. Vai su, vai qua su, vediamo cosa c'è. La liana? No, la liana. Non capisco se stiamo tornando indietro o cosa. Che fa? Fai tipo, non lo so. Meditazione. Scusa, ma siamo sulla barca, ti è? A posto. No. C'è tutto sto macello per arrivare qua sopra, guarda te. Allora, sali qua sopra. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto l'antitetanica? Divertente. Ci sta, zio, ci sta. Ok, scendiamola. Ok. Sono dentro. Cosa vedi? Deve essere successo qualcosa di brutto a questi tizi. C'è sangue dappertutto. Ah, sì? È un bel macello. Cosa? Io vado, Vai. Vediamo, non si aprirà mai questo. Si apre, no? Oh, sì, 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 sì. Ok. Vai. Dove cacchio stiamo arrivando? Oh no! Ok. Madonna. Ok. E
Questo dove l'hai preso, amico in decomposizione? Ma bro, scusami, ma l'hai preso? Direi che siamo sulla buona pista. Come mai? Diciamo che ho appena incrociato un tizio con le tasche piene d'oro spagnolo. Le monete sono coniate con un marchio che non ho mai visto prima. Mi stai prendendo in giro? Sembra che i nostri amici tedeschi avessero un piccolo segreto. Ok. Vai. Ok, si riapre un'altra... qua, botola, come si chiama? Vai. Vai, turnicala. Turnicala. Raga, diventa infognante a un certo punto, eh? Che troviamo adesso? Cioè, è proprio avventuroso. Mo? Ma quanto è lungo sto sottomarino? Ah, si va proprio a nuoto adesso. Ah, ok, meno male che ci sale, se no eravamo fottuti. Comodo. Vai. Sono nella cabina del capitano. Senti qua, lui è ancora qui. Cosa intendi dire? Sembra sia stato ammazzato. Fatto a pezzi, a dire il vero. Brutto modo di andarsene. Sì, è terribile. Controlla la sua sacca. Che uomo di cuore sei, Sully. Non è possibile. Deve essere uno scherzo. Trovato qualcosa, ragazzo? UK2642. UK2642. Eccoti qua. Tutto bene? Sully, non ci crederai. Vediamo. Ho trovato la pagina che manca. Non può essere. Sembra che Drake e gli amici tedeschi cercassero lo stesso tesoro. E io ho la mappa che ci porterà dritti dritti adesso. Nate, spero che non sia un altro girare a vuoto. Dobbiamo tirar fuori qualcosa da questo viaggio. O cosa? Sully? Sei lì? Sullivan! Perché non ci risponde più? Ragazzi, se vi ricordate lo scorso episodio, nella bara del, come si chiama, Francis Drake, il nostro antenato, avevamo trovato il libro. Del libro mancava una pagina sola e adesso l'abbiamo recuperata proprio nelle mani del capitano. Perché non ci risponde più? Però è successo qualcosa, spero di no. Io vado, continuiamo un altro pochino, poi tra poco ci salutiamo, No, no! Questo potrebbe essere un bel problema. Ci siamo. Salve. Ehi, ehi. Sono amici tuoi, Sully? Sono Gabriel Roman. Già, lo so chi sei, stronzo. Sta calmo, ragazzo. Questi sono solo affari. Cammina. Piano. Mani in alto. Ok, sono in alto. Il tuo amico mi deve dei soldi, Drake. Un sacco di soldi. Così, quando ha detto di essere su qualcosa di grosso, la scoperta di una vita, ha detto. Beh, la cosa mi ha incuriosito. Ma aveva già fatto grandi promesse in passato, vero, Vic? E adesso ci siamo ancora. Un altro buco nell'acqua. Cavolo, è sempre così logorroico. Vacci piano, Navarro. Allora, temo proprio che il tempo sia scaduto. A meno che non abbiate trovato qualcosa lì dentro, signor Drake. Qualche cosa che possa compensare tutti questi fastidi. Ti sta fregando, Nate, ci hanno sentito. Dagli la mappa.
piano. Che c'entra una mappa della Chris Marine con il Dorado? Credete forse che sia una coincidenza? I tedeschi cercavano il tesoro e la mappa è di sicuro collegata. Allora, siamo pari? Per adesso. Ma nel caso servisse un promemoria. Ehi, dai, lascialo fuori. Esatto, di solito non tagliate un dito, roba del genere. È troppo volgare. No, credo che questo gli farà più male. Ehi, aspetta, Roman. Lui non c'è. Sully! Figlia di puttana! Aspetta, ragazzi, assurdo, aspetta, aiuto, ci hanno ammazzato Sully, oh! Ma assurdo, allora, abbiamo trovato la mappa per Eldorado, ce l'hanno fottuta e ci hanno ammazzato Sully, porca miseria, che cazzo è successo negli ultimi 2 secondi? Ragazzi, ci fermiamo qui, siamo già arrivati, insomma, alla fine di questo episodio, oh, giocone incredibile, subito, veramente, se il primo episodio è stato un pochino, quasi un tutorial, adesso veramente ci iniziamo a infognare in questa storia. Bella sgolata e carina, devo dire. Dinamica un po' anche da grafica, un po' da PS3, appunto. Però, figo, comunque c'è una storia bella dietro. Ragazzi, se questa serie vi sta piacendo, lasciate un mi piace. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Uncharted Drake's Fortune, in cui andremo ovviamente avanti. Un saluto e ciao a tutti!